Buongiorno amiche, allora mi state chiedendo mentre io mi incremo, vi parlo, se non apro non mi incremo, e sempre con l'effetto crema matte da giorno, mi state chiedendo in molte perché non ci fai un trucco leggermente sui toni rosati ma con un tipo di colorazione che sia bene sia sull'occhio castano che sull'occhio chiaro. E quindi mi sono selezionata. Con questo vestino tutto floreale ci sta bene, un trio di ombretti che mi sono messa dei miei, li ho messi qua dentro per ricrearvi un trucco con questi toni che essendo leggermente prugnati stanno molto molto bene anche chi ha l'occhio azzurro e chi ha l'occhio verde. A voi piace che io faccia prima la base, quindi vado con una base molto veloce. Il rosa ha sempre il suo fascino, io lo so. E me ne dimentico perché io invece sono più da toni delicati e quindi insomma ho preso la palla al balzo stamattina che avevo un attimo di tempo prima di andare a fare un matrimonio per realizzare questo. Mi sono guardata allo specchio e ho detto no, ma con questo vestito ci starebbe bene anche un tono un po' rosato, quindi perché non farlo per le mie amiche che da un po' che me lo chiedono? Ovviamente io su di me non posso andarmi a fare il trucco per l'occhio azzurro. Ma da sé, le lenti non sono in grado di metterle. Alcune mi hanno detto: ma comprati le lenti colorate e fai il tutorial. Io non riesco neanche a mettere le gocce nell'occhio, quindi togliamo l'occhiaia, mettiamo uno Jupiter, che in questo periodo dell'anno, con questo caldo, a me piace tanto. Ok, ora posso andare a cipriare, visto che la giornata sarà molto lunga. Incipio con la cipria sciolta, che come vi ho già detto, per chi è fedele dei tutorial, sa che insomma è più forte rispetto a quella compatta. E ora ci prendiamo il nostro bellissimo trio rosato, prugnato rosato. Io per praticità, visto che deve durare tanto, mi metto anche il primer. Voi ovviamente potete metterlo come non metterlo. Ovviamente ricordatevi che con il primer l'aderenza e la scrivenza degli ombretti è molto più alta. Con questi bei tre colorini, in maniera molto casalinga, prendo questo più chiaro e me lo metto qui. Ed è in realtà un nude, se mi avvicino forse lo vedete, leggermente dorato. Quindi rimane un punto luce molto delicato. Questo, ad esempio, è troppo scuro per essere messo in questa parte. Per questo non ho sfruttato il primer. Se non volete mettere il primer, qui sopra andate con un colore molto più chiaro. Dopodiché mi prendo questo rosa antico e vado su. Salite anche in quest'area per sgonfiare un pochino. Questo è opaco e ormai siete più bravi di me e sapete che l'opaco ovviamente non rifrange la luce, quindi sgonfia maggiormente. Se avete necessità quindi di tirare dentro in quest'area, non metteteci mai un perlato. Pennellina penna 49S, prendo il prugna. Con il prugna, visto che scrive molto, vado a scurire tra le ciglia e a dare maggiore intensità qui nell'angolo. Anche questo è opaco, perché scrive ovviamente molto di più e mi va a fare questo effetto di intensità. Vedete, vado leggermente un po' fuori, quasi come fosse una riga, ma in realtà non lo è, però do questo effetto di sfumatura perché poi col pennellino tagliato andrò a riprenderla. Questo angolo di congiunzione deve essere proprio pieno, non si deve leggere spazio perché questo deve essere l'angolo di intensità. Stesso colore, cambio pennello, prendo quello tagliato, che è il 31T. E vado a rendere il colore più intenso tra le ciglia, perché non volendo usare la matita, mi uso questo colore come fosse appunto una bordatura. Se io me lo fossi mescolata con il Duraline, ad esempio, questo sarebbe diventato mentre un liner. Lo stesso colore, stesso pennello, vado sotto. Perché i toni caldi stanno bene a chi ha gli occhi azzurri e verdi? Perché sempre per il discorso dei colori complementari, i rossi e i violacei sono i complementari del verde e dell'azzurro, quindi messi vicini si enfatizzano. Riprendo il pennello a penna e riprendo questo di prima invece più caldino che ho messo sopra. Lo
Mi aiuto a far scendere la sfumatura e la congiungo qui. Con lo sfumino che è il 6SS mi riprendo questo perché vedete adesso qui si è perso. Quindi, avendo spostato la sfumatura più scura verso fuori, lo allungo un pochettino. L'ho preso una volta sola e poi sto continuando a sfumare quello che c'è. Con questo più chiaro, che ho usato sulla palpebra, se volete lo potete pure ripassare. Li vedete, illuminate un pochettino di più qua. Provo a ribattere quest'ombra, di modo che quando sono con l'occhio aperto si veda. E lo stesso me lo metto in sfumatura. Da quest'altro lato. Quindi praticamente sono gli stessi tre colori sopra e sotto. Mascara. Questa volta volendo un effetto più pieno, sto usando il mascara effetto ciglia finte. Le sopracciglia ve le faccio con la matita perché sennò mi dite sempre il gel non è facile per tutti, quindi vado con la matita che è la 506. A me piace più il gel, ma se ovviamente non siete capaci col gel, non fa proprio per voi. Va bene, la matita dietro hanno il pettinino. Pettinatela per vedere, esempio, qui vedete manca, qui c'è un buco. Lo ripasso. Quando passate la matita, una cosa carina e utile è anche passare il mascara per sopracciglia, perché il gel riesce a colorare anche il pelo, invece in questo modo con la matita un po' meno, quindi la combo sarebbe l'ideale. Io ho un minimo di illuminante qua sopra in polvere, me lo metto perché è carino, è allegro, è di giorno. Solo qua sullo zigomo. E visto che, mi raccomando, quando arrivate qui riprendete il pennello, lo sfumo un pochettino di modo che si amalgami con il blush, se no si vedrebbe la strisciata troppo forte. E se vi può piacere, o meglio, se non avete problemi nel gonfiare quest'area, lo stesso illuminante posso andare a metterlo qua e lo stesso me lo prendo e me lo metto qua dentro. Questo ad esempio a me piace tanto perché è proprio luminoso, satinato. Vi faccio lo swatch come dicono i fighi. Lo swatch è questo, vedete? Rimane proprio luminoso, va usato con parsimonia. Ricordatevi sempre che se lo vedete un pochino carico, a me adesso comunque piace. Basta che date una leggera spolverata e l'effetto, vedete, già rimane un po' più leggero. Le labbra me le coloro un po'. Essendo su questi toni, io vado con la tinta labbra numero 16. L'intensità di quanto scurirlo la stabilite voi, perché se io qui in questo caso riprendessi un po' questo vinaccia prugnato e andassi qui un po' a salire, vedete l'intensità ovviamente cambia. Se fate questo anche qua sotto poco poco, perché ci deve essere corrispondenza tra sopra e sotto. Perché amo a bordi a contrasto, ma può rimanere anche così, utilizzo la mina 318 per creare quell'effetto di righine che vi ho fatto già vedere e che simulano l'effetto delle labbra un po' più rimpolpate. Direi che io sono pronta, che il mio Tris ha fatto il suo dovere. Vi ringrazio anche per oggi, vi do un grande bacio, buona giornata amiche mie.